Team. Io sono Emanuele Tuninetti e vi do il benvenuto a questa sessione che terrà l'ingegnere Giacomo Buracchi. Due parole, volevo solo dirle su chi siamo, su chi è NKE, probabilmente molti di voi ci conosceranno, ma volevo darvi una visione della nostra società. Il nostro motto, la nostra strategia è quella di aiutare i nostri clienti a continuare a migliorare le loro prestazioni attraverso soluzioni tecnologiche all'avanguardia e a servizi ad alto valore, e soprattutto nella collaborazione, sia con, come vedremo oggi, con i software, sia con la collaborazione ad alto livello con noi. I nostri, partner di riferimento sono chiaramente Autodesk. Siamo il rivenditore più grande a livello sud europeo, abbiamo 17 sedi in Italia e 5 sedi in Spagna. Altro partner di riferimento per noi è HP, dove abbiamo una forte collaborazione nell'ambito della vendita di workstation, quindi tutta la lineup workstation per quanto riguarda sia workstation fisse che portatili e le stampanti 3D multijet. Ormai la nostra società ha più di 100 addetti che si dedicano ogni giorno a supportare i nostri clienti, gli uffici tecnici dei nostri clienti, le aziende per quanto riguarda la comunicazione attraverso sistemi PDM, PLM. Come dicevo, 17 sedi in Italia, 5 in Spagna, più di 11.000 clienti. Nel mondo Autodesk andiamo a supportare tutti i mercati, il mercato manifatturiero di cui io sono responsabile, il mercato architettonico, il mercato della gestione territoriale e il mercato media entertainment. Abbiamo ormai quasi 350 progetti PDM attivi con prodotti a pagamento, quindi il nostro cavallo di battaglia che no, è il Vault Professional, che si integra tra l'altro molto bene a Fusion Team, più di 150 progetti BIM e abbiamo chiuso un fatturato nel 2018 di 35 milioni e abbiamo chiuso un fatturato quest'anno consolidato di 54 milioni di euro. Questa è la nostra dislocazione a livello europeo. Ormai siamo una società che non lavora solo col mercato italiano, ma lavora praticamente in tutta Europa. Abbiamo anche progetti con sedi estere di parecchi nostri clienti. Come dicevamo, la nostra strategia con Autodesk è quella di lavorare su tutti i mercati. Chiaramente, oggi andando a vedere il prodotto Fusion 360, sarà più concentrato all'ambito manifatturiero. I nostri servizi sono servizi a 360 gradi per l'azienda, ci occupiamo di supportare a livello di help desk tutti i nostri clienti con l'assistenza online, on-site e gestione remota, come stiamo facendo in questo momento. Facciamo training custom, training online, facciamo startup di progetti e startup di aziende. Facciamo chiaramente project management con soluzioni PDM e PLM, BIM project, quindi il Building Information Modeling, che ormai è una normativa che ci chiedono costantemente gli studi di progettazione architettonica e le aziende di costruzione. Sviluppiamo app e facciamo infrastruttura hardware quando il cliente ha necessità di avere una soluzione chiave in mano. Questi sono i nostri riferimenti, il nostro sito, il Beam for Work e il Learning for Work per la parte building, per la formazione e per qualsiasi informazione info@nke360. Lascio adesso la parola a Giacomo Buracchi che vi farà vedere quale potenzialità può riservare il Fusion Team per collaborare attraverso un sistema cloud. Grazie a tutti. Tecnico io, sono Giacomo Buracchi, all'interno di NKE mi occupo di seguire tutta quella che è la parte di Fusion Team e di PDM e PLM.
Perché siamo qui oggi? Siamo qui perché in questo periodo difficile dove siamo costretti a stare a casa per quarantena o comunque le attività lavorative sono limitate, Autodesk insieme ad NKE mettono a disposizione dei propri clienti una versione gratuita fino al 31 maggio di quelli che sono i prodotti per poter lavorare e collaborare con i team in maniera cloud. Quali sono questi software? Sono Fusion Team per quanto riguarda la parte MFG e Bim 360 per quanto riguarda la parte AEC. Oggi io vi parlerò e vi farò una breve overview su quello che è Fusion Team, mentre domani il mio collega Giulio vi farà vedere quella che è la parte di Bim 360. Come abbiamo saputo della parte della promo di Autodesk, è arrivata una comunicazione ufficiale sia per mail sia all'interno del proprio account Autodesk su quelli che sono i dispositivi e le modalità di utilizzo di questi software. Quindi, come vediamo da questa channel flash, vediamo che ci sono sei prodotti che sono stati offerti, diciamo così, in maniera gratuita fino al 31 maggio e verrà valutato eventualmente un eventuale periodo di espansione qualora questo periodo dovesse prolungarsi. All'interno del proprio account Autodesk vediamo anche quelle che sono le versioni estese della collaborazione cloud, quindi fino a quando si può andare a utilizzare, da che giorni, dal 25 marzo in poi. Come facciamo ad accedere a questi prodotti? Ognuno dal proprio account Autodesk può andare all'interno di tutti l'elenco dei suoi prodotti e vedrà appunto quei prodotti dove di solito ci sarà la versione trial oppure la versione di accesso, che avranno solamente il link accedi oppure scarica. In questo caso io ho fatto lo screenshot di quello che è il mio account personale e vedo esattamente Fusion 360 con le sue versioni e Fusion Team, che infatti vediamo incluso come campo di valore. Parliamo di Fusion Team. Che cos'è Fusion Team? Fusion Team è un'area di lavoro centralizzata nel cloud, che Autodesk chiama Hub, per la gestione dei progetti con tutti quelli che sono i membri del team di lavoro. Cosa è possibile fare con Fusion Team? Ovviamente creare dei progetti, aggiungere degli utenti a questi progetti e gestire e condividere i dati che andremo a caricare in questa unità cloud. È possibile visualizzare file 2D e 3D direttamente nel browser di un qualsiasi dispositivo connesso a internet, quindi telefonino, tablet piuttosto che un computer senza avere i software nativi installati. È possibile rivedere i progetti all'interno direttamente nel browser e commentare sia i progetti a livello di progetto sia a livello di gruppo all'interno dello stesso. È possibile avviare discussioni con tutti quelli che sono i membri del team di un progetto. È possibile gestire un calendario e tenere traccia di tutti quelli che sono gli aggiornamenti e delle versioni all'interno di un progetto, quindi dei file. Questo perché tiene traccia di tutte le modifiche e tutte le operazioni che vengono fatte su un determinato file o su un determinato progetto. Poi più avanti vedremo qual è la differenza e come si vanno a verificare queste cose. Quindi facciamo un breve riepilogo su Fusion Team. Quindi abbiamo un progetto condiviso con più persone all'interno dei quali andiamo a caricare dei dati. I progetti si trovano all'interno di un'area di lavoro che viene denominata Hub, che può contenere più progetti e essere condivisi ovviamente con persone, con membri diversi di team. Cosa è possibile fare? Collaborare, commentare e rivedere i progetti, addirittura in tempo reale, perché se fossimo tutti collegati nello stesso momento e io andassi a scrivere un commento, dall'altra parte il mio collega, l'altro membro del team, potrebbe vedere subito qual è il mio commento e andare a darmi una risposta. È possibile interagire con i modelli 2D e 3D, quindi posso andare a fare sezioni, ruotare le viste, andare a fare esplosioni, commentare sull'oggetto, su dei punti, visualizzare le proprietà delle determinate parti e andare a visualizzare giustamente tutti quelli che sono i file e i dati contenuti. Ed è possibile gestire un calendario di progetto condiviso. Funzionalità generali. Cosa permette di fare quindi? Collegare team e fornitori insieme. Il progetto Fusion può essere condiviso in maniera sicura perché è condiviso solo con chi vogliamo noi e attraverso un account Autodesk.
Questo rende semplice per le parti in causa di andare a gestire quelle che sono le date e le informazioni contenute nel progetto. È possibile comunicare in tempo reale. Ci sono moltissime funzioni di markup e commenti e messaggistica già integrate nel software. Centralizzare l'attività di progetto, quindi abbiamo un solo repository di tutte quelle che sono le informazioni e i dati del nostro progetto e sono condivise con tutti i membri del team che decido di inserire all'interno del progetto. E soprattutto la cosa più importante, Fusion Team offre ai collaboratori l'accesso al nostro progetto da qualsiasi postazione, quindi io non devo per forza essere davanti al mio PC in ufficio per accedere al progetto. Ma io con qualsiasi dispositivo connesso a internet posso andare a visualizzare e gestire un progetto. Condivisione e collaborazione all'interno di Fusion Team. Come funziona Fusion Team? Bisogna accedere al software, quindi andare attraverso il proprio portale Autodesk oppure da fusionteam.autodesk.com. Vado a creare un progetto, invito delle persone a far parte di questo progetto. Andiamo a popolare insieme quelli che sono i dati e le informazioni all'interno di questo progetto. Possiamo visualizzarli, commentare, condividere all'esterno il progetto in maniera molto semplice, cioè direttamente un pulsante all'interno del browser che mi permette di inviare un link via mail piuttosto che scaricarlo, piuttosto che aprirlo con altri dispositivi, e si può revisionare in tempo reale il dato contenuto. Come funziona Fusion Team? Abbiamo detto che tutto avviene nella gestione degli hub. Gli hub è un'area, una macroarea all'interno del quale noi andiamo a creare utenti e progetti. Si possono avere progetti di tipo differente, dopo andremo ad analizzarli nel dettaglio, e assegnare più utenti a uno stesso progetto e uno stesso utente a più progetti differenti, con ruoli differenti a seconda del progetto di cui stiamo andando ad analizzare. Il progetto è formato da dati, discussioni, un calendario condiviso e poi dai membri del progetto. I membri del progetto si suddividono in tre tipologie: amministratore, editor e visualizzatori. I progetti sono di tre tipi, quindi io posso fare un progetto aperto, ossia visibile a tutti i membri del team, i dati sono visibili a tutti i membri del team. Per poter partecipare e diventare un membro, io posso fare richiesta direttamente io come utente oppure l'amministratore mi può invitare a partecipare. Non esistono visualizzatori in questo caso perché è un progetto completamente libero, i collaboratori non esistono e per creare un nuovo progetto di questo tipo basta andare su Crea un nuovo progetto, impostazioni e salva come progetto. Posso creare un progetto chiuso, ossia i dati sono visibili solamente a quelli che fanno parte del team di progetto, quindi non del mio team aziendale, quindi tutti quelli che sono le persone che ho invitato a far parte del mio team, ma solo quelle che io ho assegnato a quel determinato progetto. Anche in questo caso la richiesta per poter partecipare deve avvenire dall'utente che vede il progetto oppure deve essere specificamente invitato. Sono possibili tutti i ruoli che abbiamo visto prima, poi andremo ad analizzarli più nel dettaglio più avanti. E si può abilitare o disabilitare un PC per la visualizzazione e la gestione di un determinato progetto. L'ultima tipologia di progetti presenti in Fusion Team è il progetto segreto. Chi è che vede questo tipo di progetto? Solo i membri che sono stati assegnati al progetto. Ovviamente di conseguenza anche i dati saranno visibili solamente a loro. Per poter partecipare, l'amministratore deve mandare una richiesta direttamente dal portale ai membri che vuole far partecipare al progetto. Anche in questo caso io però posso essere anche un semplice visualizzatore piuttosto che un editor. E anche qui posso abilitare o meno un PC alla visualizzazione e alla gestione di un progetto. Quindi, ricapitolando, abbiamo un progetto che è composto da membri, dati, discussioni e calendario. È possibile invitare le persone a partecipare, caricare e condividere il contenuto del progetto, commentare e rispondere ai commenti, visualizzare, esplorare, sezionare ed esplodere, revisionare direttamente un file 2D e 3D, aggiornare il contenuto del progetto,
passare a versioni differenti, quindi andare a vedere com'era il file prima delle ultime modifiche, essere informati su cosa accade, quindi ricevere una mail ogni qualvolta avviene una modifica all'interno del mio progetto, posso assegnare diverse tipologie di ruolo e c'è un log che viene gestito dall'amministratore, quindi ogni amministratore può vedere esattamente tutto quello che è successo all'interno dello specifico progetto. Quindi abbiamo tre ruoli nel lab, quindi all'interno della macro area, ossia amministratore del team, membro o collaboratore, e poi ruoli all'interno dei progetti, che sono amministratore del progetto, un editor e un revisore. Cosa può fare l'amministratore di un team? Può gestire il lab completo, quindi andare a creare nuovi progetti, ad esempio, le relative impostazioni e gli utenti che fanno parte del team. Il membro del team invece può andare a creare progetti. Possono visualizzare tutti quelli che sono i progetti aperti o chiusi. I collaboratori, invece, sono tutte quelle persone che non possono andare a creare progetti all'interno del mio hub e possono visualizzare solamente i progetti a cui appartengono. Quindi potrebbe essere un'idea per i fornitori esterni renderli come collaboratori, in quanto non hanno accesso alle dirette funzionalità di gestione e modifica del nostro hub e del nostro progetto. Però comunque possono interagire con quelli che sono i dati, le informazioni presenti all'interno di un progetto. Anche qui abbiamo, poi vi lasciamo le slide, abbiamo un riepilogo di tutte quelle che sono le funzionalità per quelli che sono i ruoli all'interno del lab e poi di quelli che sono invece i ruoli all'interno dello specifico progetto. Quindi andiamo nel dettaglio solo sul progetto. Cosa possiamo fare come utente visualizzatore? Possiamo solamente visualizzare le cartelle, i file ed eventuali commenti e chi fa parte del team. Se io invece ho un ruolo di editor, posso fare oltre a tutto quello che faceva un visualizzatore, posso anche modificare un file, caricare un nuovo file o scaricare un file per andarmelo a gestire sul PC o in locale. E posso gestire la condivisione, quindi posso abilitare o meno la condivisione verso l'esterno e posso invitare altri utenti a visualizzare, a far parte del mio progetto. Infine abbiamo l'amministratore che può fare tutto quello che fa un editor, con in più andare a gestire le impostazioni del progetto, approvare le persone o meno che vengono invitate a far parte del progetto, impostare i vari livelli di accesso nello stesso. Per chi ha Fusion Team, cosa succede? Qualora l'utente disponga di una licenza di Autodesk Vault, è possibile andarla a integrare direttamente e in maniera automatica con Fusion Team. Come avviene? Tramite il Job Processor, ossia andrà scaricato su uno dei PC il Desktop Connector di Autodesk, andrà mappata. Lui vedrà in automatico l'utente, quindi vedrà i progetti di cui fa parte ed è possibile andare a mappare le cartelle di Vault con quelle che sono le cartelle cloud all'interno di Fusion Team. È possibile andare a definire anche come sono le modalità di sincronizzazione, quindi se solamente in upload da Vault verso Fusion Team, quindi serve solo per condividere all'esterno su Fusion Team appunto quelli che sono i dati esistenti all'interno di Vault, oppure poter scaricare ogni X tempo direttamente dall'unità cloud quelli che sono i dati mappati all'interno della cartella, oppure posso scegliere una sincronizzazione bidirezionale, ossia quando avviene un determinato evento posso andare a un determinato orario o in maniera manuale posso andare a fare una sincronizzazione tra quello che è i file all'interno del mio Vault e quelli che sono i file esistenti all'interno del nostro hub. Altra cosa, ovviamente, Fusion Team è integrato perfettamente con Fusion 360, quindi facendo il login all'interno di Fusion 360 con il nostro account Autodesk, lui vedrà direttamente quelli che sono i progetti di cui facciamo parte. E mi permetterà, in base ai ruoli, di andare a gestire o meno, aprire, modificare, editare quelli che sono i file all'interno del progetto. Che cos'è Fusion 360?
Fusion 360 è uno strumento 3D CAD e CAM basato completamente su cloud per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti. Cosa è possibile fare? Modellazione freeform, modellazione solida, modellazione parametrica, modellazione mesh, import ed export di file CAD. È possibile leggere diverse tipologie di formati CAD, ovviamente non solo quelli di Autodesk e di Inventor. Assembly modeling, simulazione di movimento giunti. È possibile fare rendering su DCAM, utility per stampanti 3D, condivisione e pubblicazione di progetti e dei suoi progressi, e accesso mobile tramite l'app A360 Team, appunto. Questa è l'interfaccia che andiamo a vedere all'interno di Fusion 360, quindi possiamo vedere che sulla sinistra in alto vediamo quello che è l'hub a cui siamo collegati, oppure a quelli di cui facciamo parte, possiamo andare a scegliere noi cosa andare a visualizzare in questo momento, e sul browser di sinistra andiamo a vedere quelli che sono i file contenuti all'interno dello specifico hub. Sulla finestra centrale invece andiamo a vedere il nostro oggetto con tutte quelle che sono le possibilità di editing che ci offre il software. Alla fine dell'operazione io vado a salvare il mio file e posso decidere di andarlo a caricare direttamente nell'area cloud, nella cartella da me prescelta, quindi possiamo andare a cambiare la posizione del file e il progetto in cui vogliamo andare a caricare appunto l'oggetto editato. Ho parlato molto velocemente, ho fatto vedere solo informazioni, solo diapositive, vediamo un attimo come si svolge l'operazione. Quindi andiamo nel nostro browser, andiamo nel nostro account Autodesk, questo qui giustamente è il mio, andiamo sotto la voce gestisci prodotti e download. Eccola, che qui Autodesk ci ricorda delle difficoltà collegate al lavoro remoto, non vogliamo partecipare, andiamo sotto la voce tutti i prodotti e servizi. Come vedete adesso abbiamo incluso tutti i vari prodotti legati a Fusion e Fusion Team, andiamo sotto Fusion Team, accedi ora, mi apre una nuova schermata e mi porta in quella che è la mia pagina dedicata appunto al mio Fusion Team. Sotto il nostro utente, andando a cliccare, vediamo quelli che sono gli hub a cui siamo collegati. Per comodità adesso andiamo su NKE Demo, mi ricarica e mi mostra quelli che sono i progetti presenti all'interno di quest'area. Posso andare a fare un filtro anche su quelli che sono di diretta mia proprietà, quindi sono stato io a creare un determinato progetto, piuttosto quelli che sono stati condivisi con me da qualche mio collega o da qualche membro di altro team. Andiamo sotto la webinar, quindi vediamo che abbiamo la prima schermata, abbiamo il contenuto, quindi mi mostra tutto quello che è stato caricato fino ad oggi all'interno del nostro progetto. Posso andare a vedere quelli che sono i membri che fanno parte del progetto con i determinati ruoli, quindi mio collega Alessandro Marcioni fa parte al ruolo di visualizzatore all'interno di questo progetto e così via. Io, in quanto amministratore, posso andare anche ad eliminare o rimuovere un utente o a cambiargli il ruolo andando a scegliere dal menu a tendina presente sotto la voce ruolo, appunto. Per invitare un nuovo membro a far parte del progetto, semplicissimo, c'è un pulsante, io vado a digitare l'indirizzo email del collega che vogliamo andare a inserire, proviamo così a facchini@nk360.com, gli diamo il ruolo di editor, va bene, invia inviti, se ho scritto la mail correttamente, cambia la schermata, è stato inviato l'invito, mi troverò l'utente in quanto già riconosciuto all'interno dei membri del progetto, siamo passati da 6 a 7, il suo ruolo aziendale e l'editor, quindi il ruolo che gli abbiamo assegnato. Torniamo sotto il tab contenuto, andiamo ad esempio a visualizzare una cartella, io sono appassionato di fotografia, quindi mi sono caricato un modello 3D di una Nikon. Questi sono tutti i file che sono stati caricati direttamente da Volt, perché io questi file li avevo in Volt, ho sincronizzato il mio database con Fusion Team, gli ho detto di sincronizzarlo ogni 2 volte al giorno
e mi trovo sincronizzato appunto le informazioni. Andiamo a vedere, ad esempio, il file di assieme generale. Cliccandoci sopra abbiamo due tab. Quindi la prima finestra che mi mostra una panoramica e un riepilogo di quelle che sono le informazioni contenute in questo file. Quindi mi dice un file d'assieme di Inventor, la dimensione, l'ultimo aggiornamento quando è avvenuto, e mi fa vedere anche quali sono i file che lo compongono. Quindi sotto la voce utilizzi mi dice che ci sono 188 file che vanno a comporre questo assieme. Utilizzato invece mi fa vedere che fa parte a sua volta di un altro macro assieme più generale. Disegni, se ci fossero delle tavole che in questo momento non avevo ancora creato, mi farebbe vedere anche le tavole direttamente collegate. Andando invece sul tab Visualizza, mi apre sempre nella stessa schermata del browser. Opala. Ecco qui, questo è il visualizzatore del mio oggetto. Cosa posso andare a fare? Posso andare a ruotare, posso andare a fare un'analisi di sezione sul piano a mia scelta. Posso andare a visualizzare la barra delle proprietà collegate all'oggetto, quindi essendo uno step importato nessuno aveva messo mai nulla, però andando a selezionare un componente lui mi fa vedere di cosa si tratta e quali sono le informazioni. Torniamo un attimo nel browser invece col principale dove mi fa vedere la struttura ad albero dell'oggetto, anche in questo caso selezionando mi rende invisibili perché io ho scelto questa opzione. Gli altri componenti e mi evidenzia quello che è il file appunto indirizzato. Sul browser di destra invece vediamo come vanno a cambiare le proprietà dell'oggetto appunto. Posso andare a fare una stampa, posso andare a fare un'esplosione per andare a vedere un attimino come è composto e andare a individuare meglio quelli che sono i componenti del mio oggetto e via posso andare a inserire commenti su un punto oppure su un oggetto particolare. Posso andare, fosse un assieme molto più complesso, a navigare all'interno dello stesso, ipotizziamo ad esempio l'impianto, e così via. Oppala, vediamo qua. Qua in alto invece abbiamo una scelta di apri in versione desktop, quindi mi vado ad aprire all'interno di Fusion 360 il mio file d'assieme. Posso andare a inserire un commento, quindi voglio dare una nota a un mio collega di andare a revisionare questo solido 1, potrei andare a inserire qua dentro questo campo. Come dicevo all'interno della breve overview che abbiamo fatto prima, è istantaneo, quindi non ho bisogno di sincronizzare l'informazione, ma il mio collega, o meglio, il membro del team vedrà in maniera istantanea che io sono andato a inserire un commento all'interno di questo campo e mi apparrà anche come nota nel riepilogo principale. Posso andare a condividere con l'esterno questo documento, quindi lui mi creerà un link web in cui un po' come le viste condivise di volte, quindi mi dà un link che io posso copiare e inviare all'interno di una mail, posso dire che chiunque può accedere a questa informazione oppure solamente chi è in possesso di una password che io vado a settare in questo momento. Posso inviare direttamente via mail, quindi qua dentro vado a inserire i riferimenti dei miei colleghi, ad esempio alessandro.marcioni@k360.com, messaggio personale, ciao, ho caricato l'assieme, uno ovviamente scrive quello che vuole, in questo caso noi gli richiediamo la password e posso dirgli invia. Oppure in corpora gli posso dire anche di fare una parte di codice e decidere che cosa andare a mostrargli come anteprima del collegamento. Questo se volessi mandare appunto all'esterno il mio progetto. Oppure posso andare a fare il download del mio file. E lui mi andrà appunto a salvare un file YAML in locale sul mio PC. Oppure posso copiare l'oggetto, spostarlo, andarlo a eliminare, qualora ovviamente abbiamo il ruolo idoneo per poterlo fare, oppure andarlo a segnare come attività cardine. Qua in alto, scusatemi, potete vedere come di fianco al nome del mio file venga visualizzata la versione che stiamo visualizzando. In questo caso stiamo visualizzando la versione 2.
cliccando nel menu a tendina posso andare a vedere le precedenti versioni e posso anche andare a fare un confronto di quelle che sono le versioni differenti. Quindi lui mi mostrerà eventuali discrepanze fra le due versioni. Mi chiede quali sono le versioni che voglio confrontare, ovviamente in questo caso sono due e non ci sono state modifiche e quindi non mi permette il confronto, ossia vuol dire che il file è esattamente identico. Ho fatto io un upstart date, ma è la stessa identica versione. Torniamo qua dentro, abbiamo quindi un riepilogo di quelle che sono le informazioni. Come facciamo ad andare a caricare all'interno di Fusion Team un nuovo documento, un nuovo file? Qua in alto abbiamo un pulsante dove mi dice appunto carica e possiamo scegliere se caricare un file, se caricare una cartella o se caricare direttamente un assieme di Inventor e possiamo scegliere appunto se portarci dietro anche tutti i figli. Quindi lui mi va ad aprire una finestra in cui io dal mio computer locale vado a scegliere il file da andare a condividere all'interno di Fusion Team. Oppure da Dropbox, qualora utilizzassi a livello aziendale una cartella di Dropbox per andare a gestire i miei file nel cloud. Oppure posso creare una nuova entità, che sia essa una progettazione di Fusion oppure una cartella. Cliccando su Progettazione di Fusion mi apre la parte web di Fusion 360. Oppala. Vediamo un attimino, questo mi ci mette un po' perché è un po' pesantina e la mia rete non penso riesca a gestire troppo facilmente con tutte le persone che si stanno attaccando. Lavoro anche io da casa, ovviamente, per la gestione dei bambini. Stiamo utilizzando Disney Plus in versione prova, giustamente. Appena si carica, ecco qua, è il nostro ambiente di Fusion Team. Quindi posso andare da zero a disegnare un nuovo particolare da andare direttamente a caricare all'interno del nostro Fusion Team, del nostro progetto e quindi andarlo a condividere. Come vediamo qua in alto mi fa vedere anche il percorso in cui mi sto trovando. Quindi sono all'interno del progetto Fusion Team, in particolare nella cartella Nikon D5 e questo file in questo momento non è salvato e quindi è untitled. Posso andare a vedere una preview, insomma, queste poi sono tutte le funzionalità che andremo a vedere una prossima volta di Fusion 360. Anche questo, come dicevamo all'inizio, è uno di quegli famosi strumenti che Autodesk mette a disposizione delle aziende in maniera totalmente gratuita fino al 31 maggio per il momento, per andare a permettere loro di continuare a lavorare e collaborare soprattutto con i propri team di lavoro, anche in maniera da remoto, appunto. Non ci troviamo bene con la parte web, Fusion 360 permette anche di scaricare in locale il software, quindi possiamo decidere di andare ad aprire direttamente in app. Opa. Eccoci qua, questo è il nostro oggetto che stavamo iniziando a creare all'interno del browser, ce lo ritroviamo esattamente pari nell'app, ovviamente non avevo disegnato nulla, quello che vi dicevo prima nella presentazione, qua dentro vedo l'hub in cui stiamo lavorando, quindi NK e Demo, e qua sotto vedo quelli che sono i progetti gestibili all'interno di questo hub, appunto. Sotto questi pulsanti andiamo a vedere quelle che sono le varie funzionalità di Fusion 360, quindi tutte quelle che sono la parte di design, generative design, rendering, animazione, simulazione, disegno e così via. Andiamo a chiuderlo. Ok.
Lo scopo di oggi era quello di farvi una panoramica su quelle che sono le possibilità che offre Autodesk per poter lavorare in maniera continuativa anche da remoto, soprattutto in questo periodo. Quindi ricordiamo che ci sta mettendo a disposizione in maniera assolutamente gratuita fino al 31 maggio tutti questi prodotti. Oggi abbiamo visto appunto brevemente quelli che sono i prodotti per la parte MFG e sono totalmente accessibili e utilizzabili fin da subito da ognuno di voi, ecco. Per qualsiasi domanda, approfondimento, perché lo scopo di oggi era appunto dare solo un overview di quelli che sono i prodotti, di seguito trovate i nostri riferimenti, quindi il nostro sito www.nke360.com, la mia email diretta, quindi giacomo.buracchi@nke360.com, oppure la mail generica info, se volete mandarla a questa che poi verrà smestata alla persona di competenza. Vediamo, opa. Adesso si sente Fusion Team, vediamo se ci sono delle domande. Per poter visualizzare i progetti bisogna avere per forza un account Autodesk? Sì, bisogna utilizzare un account Autodesk perché Fusion Team richiede un account Autodesk per poter accedere. Fusion Team può interfacciarsi anche con Vault Basic oppure solo con Vault Professional, può interfacciarsi anche con Vault Basic, sì. Sarà inviata la registrazione? Assolutamente sì, sarà messa online. Vediamo se ci sono ulteriori domande. Esiste un limite per lo spazio di condivisione in termini di giga, ad esempio il limite per utente piuttosto che per il team? Sì, allora ci sono inizialmente 5 giga per ogni utente. Come si attiva? Bisogna andare all'interno del proprio account Autodesk. Se non compare nell'account la promo, allora, per chi dovesse avere dei problemi, magari mi contatti direttamente via mail, poi ci sentiamo telefonicamente, così magari mi collego direttamente con i vostri PC in remoto e vediamo come andare. Quali sono gli eventuali problemi? Allora, opa, stanno arrivando un sacco di domande. Qual è la differenza tra BIM 360 e Navisworks? Questa verrà vista meglio nella webinar di domani, dedicata a BIM 360. Comunque, anche BIM 360, così come Fusion Team, è un prodotto completamente cloud per la gestione dei progetti. Un semplice visualizzatore. Un utente che ha solo permesso di visualizzazione ha bisogno di particolari licenze per accedere a Fusion Team e per visualizzare i propri progetti. No, un semplice visualizzatore non deve avere un ruolo come appunto visualizzatore, deve avere un account Autodesk, anche come dicevo prima, per poter accedere al prodotto. Andiamo ad allargare un attimo. Quanti accessi per BIM 360 Docs? Verrà visto meglio domani con il mio collega Giulio. L'integrazione con l'Inventor può avvenire solo con Vault oppure è sufficiente fare un semplice upload? No, è sufficiente fare un semplice upload. Quindi chi non dovesse avere Vault, ma lavora semplicemente con Inventor, può salvare il file in locale. Poi, come abbiamo visto prima, facciamo un upload dalla parte web di Fusion Team oppure andiamo a fare un drag and drop dell'operazione e lui lo porterà all'interno del nostro progetto condiviso. Tramite un batch possiamo sincronizzare tramite, non ho finito di leggere la domanda, chiedo scusa, possiamo andare a gestire il Desktop Connector che è uno strumento che Autodesk fa scaricare e installare direttamente dal
dalla parte Fusion Team, dove andiamo a mappare una determinata cartella locale con quella che vogliamo andare a sincronizzare con Fusion Team. Quindi vediamo se riusciamo a vederla un attimo. Opa. Qua dentro abbiamo il desktop connector che dicevo prima. Quindi possiamo andare a, adesso l'ho già mappata, però sono andato a mappare quella che è la mia unità locale, quindi dove mi salvo una copia di quelle che sono le informazioni, quindi lui mi creerà un dispositivo di questo tipo, mi crea l'ambiente di demo che ho mappato e queste sono le sottocartelle. È possibile andare con un batch e andare a copiare in maniera automatica quelli che sono magari file contenuti nel nostro percorso di lavoro di Inventor all'interno di questa cartella e in automatico poi verranno sincronizzati su con Fusion Team. Altre domande? Naturalmente integrazione con Vault. Per l'upload posso mappare una determinata cartella di un progetto con dei file che hanno determinate proprietà? Assolutamente sì. Vediamo se riusciamo a vederlo subito. Vogliamo andare a fare una mappatura di una cartella, quindi andiamo sotto Amministrazione, Impostazioni Vault, sotto il tab Collabora. Gestione e sincronizzazione del progetto, configura. Ok, queste sono quelle che ho creato al momento, ne possiamo creare una nuova, quindi facciamo test. Cartella del Vault che deve essere mappata con il nostro Fusion Team, andiamo a prendere la cartella commesse, prendiamone una a caso giusto per, gli diamo ok, la vado a mappare con unità cloud, ad esempio. Andiamo sotto il progetto webinar sempre, andiamo sotto metterla qua. Abilitiamo la sincronizzazione manuale sotto la voce filtro, scusate, facciamo così, vi devo dire che devo prendere questa qua. Carica in unità cloud, assolutamente, applica l'azione anche alle sottocartelle oppure quello che dicevo prima, scusatemi, carica vuol dire che io da Vault passo il dato in Fusion Team e basta. Scarica invece io vado a fare questa operazione in download, quindi io mi aggiorno da Fusion Team, bidirezionale, ossia che lui va a fare una sincronizzazione nelle maniere che andiamo a definire dopo, biunicua, quindi se ci sono degli aggiornamenti più recenti in Vault li portiamo di sopra e viceversa. Sotto questo pannello, quindi andiamo a vedere un riepilogo di quello che abbiamo appena chiesto. La pianificazione, quindi io posso dirgli o solo nessuno, quindi voglio essere io che in maniera manuale vado ad uploadare all'interno di Fusion Team, oppure posso dargli un intervallo di tempo, oppure stabilirgli un determinato orario. Sotto la voce filtro posso andare a mettere quello che ci è stato chiesto, quindi ad esempio il fornitore, ovviamente non ho la stessa proprietà, facciamo che la descrizione contiene e vado a mettere il parametro come filtro e lui mi andrà a fare la sincronizzazione solamente di quei valori lì. Lavorando in Revit, che cosa utilizzo per i workset? Questo probabilmente lo vedrete meglio anche lui domani con BIM 360 perché è più mirato alla parte BIM e IC, scusate. Altrimenti comunque ci sentiamo, scrivetemi pure in privato che vediamo di gestire la richiesta e analizzarla in maniera corretta. Ok, aspettiamo ancora magari 2 minuti. Se non arrivano altre domande, allora tiriamo fuori la mia mail in maniera tale che potete magari appuntarvela. E ripeto, per qualsiasi ulteriore informazione, oppure richiesta, oppure necessità di configurazione, o configurazione, no, scusate, di attivazione, visto prima che qualcuno aveva delle difficoltà,
a vederlo all'interno del proprio account. Scriveteci pure, contattateci e vediamo di risolvere e di vedere insieme come andare a gestire l'operazione. Ecco. Ah, è arrivata un'altra domanda. Intanto, scusatemi, come funziona in sincronizzazione doppia il discorso di priorità di file estratti, eccetera? È possibile lavorare con Fusion Key lavorando in Revit? Sì, è possibile anche questa. Per quanto riguarda invece la priorità di file estratti, qui bisogna andare a configurare bene le opzioni di sincronizzazione dei file, quindi magari dovremmo andare a mettere che la proprietà file estratto da deve essere vuoto, perché altrimenti uno rischia di andare a condividere un'informazione su cui è ancora temporanea, magari lì va analizzato caso per capire quale è la necessità aziendale. Quindi se io devo farti vedere in maniera istantanea quello che sto facendo, allora magari ti carico anche la versione estratta e tu sarai il membro del team, magari un solo visualizzatore, altrimenti io farò l'upload solamente quando magari ho rilasciato il mio file, quindi vado ad approvare il file piuttosto che ho finito di lavorarci, lo archivio e basta, cioè, va analizzato a seconda dei casi. Non ho capito come iniziare a fare l'archiviazione senza avere Vault. Quindi stiamo parlando con solo Inventor oppure con Fusion Team, quindi torniamo un attimo nella parte di Fusion Team, eccoci qua. Io posso andare direttamente dal progetto a fare un carica di, togliamo la parte di domande, scusatemi, la parte di un file, di una cartella piuttosto che di un assieme, quindi scelgo io che cosa andare a fare, cosa andare ad uploadare. Oppure con il Desktop Connector vado a sincronizzare io, quindi una cartella in locale con la parte cloud. Non so quanti di voi avevano Autodesk Basso, che era una logica simile al vecchio prodotto che c'era in Autodesk, che è stato dismesso un paio di anni fa. E quindi andiamo a sincronizzare una cartella locale con questa cartella, un po' come funziona il Drive di Google piuttosto che quello di Microsoft. Abbiamo una cartella condivisa dove all'interno di quelle informazioni poi mi ritrovo nel cloud tutti i percorsi, tutti i file e le cartelle che sono andato a copiare all'interno. Quindi o faccio un upload manuale oppure vado a sincronizzare una cartella con il Desktop Connector, appunto. Bene, allora io vi ringrazio dell'attenzione e di aver partecipato, resto a disposizione per qualsiasi domanda, contattatemi pure via mail, vi risponderò quanto prima e vi auguro una buona serata. Arrivederci a tutti.